Romina Power, quel ricordo che non va più via, adesso si ritorna alla normalità. La cantante americana è già nostalgica mentre ripensa ai momenti passati. Romina Power torna a fatica alla vita di tutti i giorni, cercando di andare avanti. Da tempo l'ex moglie di Albano Carrisi ha trovato la pace e tranquillità grazie alla meditazione e alla religione del buddismo. Una fede incentrata sull'amore verso il prossimo, la non violenza e una propensione nel vivere a contatto con la natura. Romina Power è talmente devota ad aver addirittura donato la sua casa capitolina per trasformarla in un centro buddista, ora seguito dalla sua guida spirituale, un monaco tibetano. Un modo per alleviare probabilmente il grande dolore provato in seguito alla scomparsa della figlia Ilenia, sparita la notte di Capodanno del 1993 a New Orleans e mai più ritrovata. Un credo, il suo, che traspare in numerosi post pubblicati sul suo Instagram, che spesso la vedono con vesti orientali o intenta visitare l'India, paese a lei molto caro, spesso in compagni di Yari, il suo secondogenito anch'egli adepto. La Power quest'estate è andata in vacanza come tanti colleghi famosi, ma ha deciso di tenersi alla larga dai luoghi della movida, preferendo un posto completamente diverso, immerso nel verde come piace a lei e che ha lasciato un segno nel suo cuore. Romina Power è quel posto incantato difficile da dimenticare. Nelle scorse ore l'artista ha voluto ricordare questo luogo che pare averla stregata postando video e foto dei momenti lì trascorsi. A farle compagnia gli inseparabili amici a quattro zampe. Ricordi di un'estate calda interiormente, fresca esteriormente. E senza zanzare, scrive con rimpianto Romina, che pubblica scatti dello splendido paesaggio montano che l'ha circondata in questo periodo. La figlia di Tyrone Power, infatti, ha passato le vacanze in montagna, per la precisione in Val d'Ailas, in Val d'Aosta, ed è entusiasta dell'esperienza. Bellissimo, un luogo inaspettato. Sognare. La vita ti sorprende per essere felice per un po', Romina, approvano compatti i fan.